con lei. Innanzitutto la condizione, insomma, questo percorso di ritorno in campo e cosa vuol dire questa opportunità del Perugia? Ma, per me è un onore, comunque è una grande soddisfazione avere questa possibilità, perché comunque vengo da dei mesi che mi sono serviti per recuperare dall'infortunio, e in questi sei mesi comunque star lontano dal campo di gioco è stata dura, però avere questa possibilità in una piazza come Perugia è una grande cosa, e sono davvero contento. Ringrazio la società, e il presidente, il direttore, il mister, così, che comunque hanno avuto fiducia in me, perché comunque da un lato non è facile magari prendere un giocatore che è fermo da mesi, venendo da un infortunio, e quindi questo è per me un grande segnale che mi spronerà, comunque mi permetterà di cercare di dare sempre il massimo per ripagare la fiducia che hanno posto in me. Quindi sono contento di questa opportunità e cercherò sempre di dare il massimo. Carlo Giulietti, Vecchia Guardia. Volevo sapere da entrambi che prospettive avete, che obiettivi avete, e poi che impressione vi ha fatto questo luogo, il Museo del Grifo? Ma penso che, cioè, come mi diceva anche Pietro, questo museo è una chicca, penso, del Perugia, il Perugia Calcio, perché comunque in Serie B penso che non ce ne siano altre società che hanno la possibilità di avere questo museo, comunque di farlo vedere a chi vuole, ai tifosi, a chi interessa, con tutti i reperti storici del passato. Quindi è una vera e propria chicca, e è motivo anche di orgoglio sia, penso, per i tifosi che per la città, la società. E, ripeto, adesso sappiamo, cioè, siamo arrivati a gennaio, almeno parlo per me così, la situazione tutto sommato è sicuramente, magari le aspettative vedendo l'inizio penso erano altre, però penso che in Serie B l'importante è raggiungere i fattici 50 punti che rappresentano la salvezza il prima possibile. E dopodiché si faranno altri ragionamenti, però penso che è un campionato combattuto, che sono tutte le squadre tutte attaccate nel giro di pochi punti, quindi il pensiero comunque della squadra deve essere di cercare di fare più punti possibile per raggiungere questa fatidica 50 punti, che è la cosa principale, penso, nel percorso di una squadra durante il campionato. No, io di questo museo penso che, come ha detto Paolo, è una grande chicca che in Serie B non se ne trovano, penso, da nessuna parte. Comunque dimostra anche l'attaccamento alla maglia dei tifosi, con tutti questi cimeli sportivi, e anche per un nuovo giocatore che viene, comunque vedere un museo così fa sempre effetto. Come dice Paolo, le prospettive, sì, vero, erano altre, però io penso che lavorando bene, scendendo sempre bene in campo, si possono raggiungere, diciamo, degli obiettivi importanti. Prego. Se no ci abbiamo scavalcato. Buongiorno, Pietro Cuccaro, Umbria Onno. Volevo capire da entrambi che tipo di adattamento potete avere al nuovo modulo che ormai sembra chiaro potrà adottare Mr. Breda, ovvero il 3-5-2. No, come modulo comunque ne abbiamo provati diversi, poi la decisione la prende sempre il mister. Io penso che come giocatore, comunque sia tutti quanti i giocatori, devono pensare a fare sempre bene in campo, a dare il massimo, e poi comunque sia la decisione è sempre del mister. Oltre al fatto del modulo che si gioca, penso che bisogna avere un pensiero unico e dare sempre tutto, dare il massimo. Scusami, mi permetto di chiarire meglio la domanda, soprattutto per te. Ti senti più un terzino basso o fare tutta la fascia? Ah, io come caratteristiche comunque sia penso che posso fare tutta la fascia. Ho sempre giocato terzino, qualche volta ho provato anche altri ruoli,
però penso che le mie caratteristiche comunque mi consentono di fare tutta la fascia. Riguardo me, sia la difesa 3 che 4, ho giocato con entrambi i sistemi, quindi penso da parte mia posso giocare centrale o terzo, una difesa 3, una difesa 4, uno dei due centrali. Sono riuscito sempre a ricoprire questi ruoli in maniera differente. Claudio Bertoldi, il Corriere dello Sport. Io volevo chiedervi invece, per sommi capi ovviamente, soprattutto per te che sei più maturo, qual è stato il momento più importante della tua carriera e la persona più importante nella tua carriera professionale? Domanda che poi alla quale risponderà anche Germoni. Ma, per il momento più importante penso che siano stati i primi anni che ho iniziato comunque la mia carriera, che ho avuto la possibilità di giocare in campionato, nel campionato di Serie A, che comunque ero giovane, di giocare a Torino, Parma, Palermo, comunque piazze importanti e comunque un raggiungimento di un obiettivo che magari da ragazzino potevo solo sognare, quindi l'opportunità di arrivarci e giocare in un campionato importante come quello italiano è una bella soddisfazione. Poi persona ce ne sarebbero tanti, perché comunque magari comunque mi hanno dato la mano, comunque mi hanno permesso di arrivarci, a partire da i miei genitori, la mia famiglia, la mia ragazza che comunque mi è sempre stata vicina, quindi oltre a Maria, al mio procuratore e comunque anche allenatori che hanno riposto in me la fiducia, perché comunque se... Sì, ho avuto Guido Lina a Palermo, comunque nonostante avessi i miei 22-23 anni così, e poi anche lo stesso Novellino che è qui della zona, quindi nonostante 23 anni ma faceva giocare comunque da Torino titolare, quindi è stata una grossa presa di fiducia nei miei confronti. Visto che l'hai citato, i nomi dei tuoi genitori? Li hai citati genericamente, se ci dai i nomi dei tuoi genitori e della tua ragazza. Ernesto e Alicia, mia mamma, mio papà e Clara, la mia ragazza. Clara. Grazie. Diciamo le persone più importanti che sono state in questo mio breve percorso sono state naturalmente la mia famiglia, il mio procuratore, e poi diciamo che come allenatore, uno che finora comunque sia porto nel cuore, è Inzaghi, che mi ha dato la possibilità di fare anche delle panchine in Serie A, poi comunque sia... ho fatto 4 anni con lui e lui diciamo che mi ha trovato quel ruolo da terzino e comunque... Prima che ruolo giocavi? No, io quando ero più giovane facevo la mezzala così, però lui diciamo mi ha messo terzino e da lì diciamo che ho cominciato ad essere un giocatore, diciamo, nel complesso. Anche a te chiedo di specificare i nomi dei tuoi visto che hai citato. E mia madre Angela e mio padre Quinto. Grazie. Salve, Domenico Cantarini, Rete Sole, Corriere dell'Umbria. Per Paolo, vista la maturità, come diceva Elio, se ti sei fatto diciamo un'idea un po' di quelle che possono essere le difficoltà di questa squadra, visto che finora diciamo quelle palesate sono a livello difensivo i gol presi, quindi se diciamo secondo te può servire magari cambiare solo qualcosa e ritrovare insomma solidità, e invece per lui sempre particolare, insomma un giocatore che è stato prima a Terni e poi viene a Perugia, non so se t'hanno già istruito in qualche modo, però insomma è sempre un passaggio un po' delicato, anche se sei molto giovane, volevo capire insomma un po' le tue sensazioni. Sicuramente penso che magari è un periodo un momento particolare sia per la squadra, perché prima partire forte, poi magari sconfitte consecutive
adesso alti e bassi, fatto magari tanti gol presi, logicamente non è il massimo per magari lavorare in maniera serena, però penso che per questa settimana di sosta il campionato era fermo, ho permesso al mister di lavorare, sono sempre stato dell'idea che la soluzione migliore per cercare di rimediare agli errori o comunque alle mancanze così sia quella di sia il campo, comunque di lavorare, di mettersi lì se comunque ci sono delle problematiche o con qualcosa che non si capisce, stare anche del tempo in più. La settimana scorsa abbiamo fatto comunque anche doppie sedute, abbiamo parlato dei movimenti o comunque visto come magari rimediare agli errori che sono stati commessi o comunque cercare di lavorare su queste mancanze, che purtroppo quando c'è un problema, qualcosa non va, c'è un problema, e ripeto, il modo, secondo me, la soluzione, sono sempre stato l'idea che è quella di lavorare sul campo, di applicarsi, star lì e provare a riprovare sia gli schemi o i movimenti sia dal punto difensivo che di tutta la squadra, perché se comunque la squadra si muove bene trae beneficio a partire dal portiere, dalla difesa, al centrocampo, quindi è tutto collegato. Riguardo alla domanda che hai fatto, io penso che comunque sia la Ternana è stata la squadra che mi ha lanciato nel calcio professionista, e comunque sia lì ho passato un anno sereno, però poi penso che anche quando arrivi una chiamata dal Perugia non molti giocatori riescono a rifiutarla. Io penso che sono tutti entusiasti di venire qua, e come lo sono stato io, non ci ho pensato neanche un secondo a venire qua, anche se il mio passato è stata la Ternana. Però poi quando vieni qua e vedi la città e comunque sia i tifosi e tutto, sempre un'emozione vivere con certe maglie. No, volevo chiedere proprio a Della Fiori, probabilmente tu sei stato chiamato per guidare, non solo per fare parte della difesa, per guidare la difesa. Ecco, è un compito che ti senti di assumere con, non dico con leggerezza perché nessuno lo farebbe, ma con l'impegno giusto, insomma, con la mentalità giusta? No, spero di sì, nel senso che l'intenzione mia è quella di portare, come dicevi anche te, esperienza, comunque avendo dei campionati alle spalle, comunque avendo 32 anni, 33 adesso a febbraio, Acquario. Comunque gli ultimi anni ho sempre fatti in società che lottavano per salvarsi, quindi comunque l'attitudine è quella di cercare di creare comunque una buona, di essere amalgamati, perché penso che il lavoro difensivo sia, sì, ci bisogna magari qualcuno che parli così, però in difesa c'è Volta, c'è Belmonte, giocatori con cui ci ho giocato insieme, che ci ho giocato anche contro, Monaco, tanti altri che comunque sul campo è sempre stata dura, e penso che siano giocatori all'altezza e preparati. Logicamente bisogna cercare di oliare, diciamo, i meccanismi, comunque è importante muoversi bene, che ognuno sa quello che deve fare, perché logicamente se ognuno magari va per i fatti suoi è difficile per chiunque, penso, e quindi l'importante è trovare l'amalgama giusta e diciamo coordinarci bene, perché penso che dare anche fiducia al resto della squadra, che comunque da dietro, che riusciamo a vedere male tutti i giocatori, tutto il resto della squadra, dare delle indicazioni è positivo, aiuta senz'altro la squadra. Se siete pronti per giocare anche sabato, insomma, a livello sia
fisico che mentale. Ma penso di sì, nel senso che comunque tutto sommato, almeno parlo per me, io ho fatto dei mesi a fare riabilitazione così, però gli ultimi due mesi mi allenavo con una squadra a Padova di eccellenza, quindi non è lo stesso ritmo e lo stesso che allenarsi con una squadra di Serie B, però si allenavano comunque 4-5 volte al giorno e tutto sommato avevo una base. Poi certo, questa settimana qua col preparatore Matarangolo abbiamo lavorato per cercare di migliorare la condizione, perché comunque il giorno d'oggi è importante anche quella, perché se non si corre, si sta bene, si fa fatica contro chiunque. E quindi penso di essere disponibile, poi sceglierà il mister e dal punto di vista della mentalità, la voglia di scendere in campo, comunque anche il fatto di tornare in campo dopo tanto mi ha dato gioia, comunque voglia di giocare, di far bene, riprendere quello che ho sempre fatto negli anni scorsi. Solo per chiudere al volo prima, Breda come l'hai ritrovato? Uguale a prima o diverso? Io ho avuto quei mesi a Latina quando è stato richiamato, ma mister è una grande persona secondo me, anche come uomo, è molto preparato, quindi magari non c'ha, diciamo, magari le sue squadre non sono mai ricordate come magari un Barcellona dal punto di vista del gioco, così, però penso che sia, ha idee concrete e sappia indicare bene la strada, cosa fare a noi in campo. Poi dobbiamo prenderci anche noi le nostre responsabilità, perché alla fine scendiamo in campo noi e dipende anche da noi, non solo dal mister. Quindi dobbiamo essere bravi a capire quello che vuole e cercare di metterlo in pratica. No, io personalmente sì, comunque sia, ho passato 6 mesi in cui ho giocato poco, però mi sono sempre allenato e poi mi sono sempre allenato al massimo. Comunque se il mister magari mi chiama per andare in campo, io sono sempre pronto.